In questa lezione vedremo un sistema leggermente diverso dai precedenti, il Blizzard. Il metodo di creazione è lo stesso dei precedenti, quindi Command Panel, Geometry, Particle System, Blizzard. Torniamo in viewport, clicchiamo in qualsiasi punto, trasciniamo ed abbiamo creato il nostro emettitore. Come per lo spray e lo snow, abbiamo un rettangolo ed una linea che rappresenta l'icona dello stesso. E, come per i precedenti, la linea rappresenta la direzione delle particles. Se clicchiamo sul modificatore, possiamo notare una diversa organizzazione dei parametri, dei rollout. Infatti troviamo i seguenti rollout: Basic Parameters, Particle Generation, Particle Types, Rotation and Collision, Object Motion Instance, Particles POV, Load and Save Preset. Nelle prossime lezioni vedremo nello specifico le varie voci che, come noterete prossimamente, saranno molto simili anche per altre tipologie di emettitori.